Rinnovazione è un argomento di cui si parla spesso, però innovare è difficile. L'obiettivo numero uno è quello della massima attenzione a tutti i portatori di interesse nella Balsamo, dai dipendenti ai clienti. È più importante il prodotto o più importante il servizio? Se il prodotto ce l'hanno tutti, ci si differenzia sul servizio. Ma cosa importante è, uno, non cadere nella trappola del prezzo, due, creare valore per il cliente. Penso che il progetto di Pietro Trapletti sia un progetto interessante da seguire. Certamente un giovane che ha la forza e il coraggio di andare avanti in questo momento in un settore non certamente facile e trovare la forza e trovare l'ispirazione per fare innovazione, penso che sia certamente una cosa encomiabile e sicuramente da premiare. Quello che spesso non si dice è che innovare è molto difficile. Innovare in un'azienda è spesso una sfida. Sfida che con Balsamo noi abbiamo deciso di raccogliere, occupandoci dell'innovazione nei processi di gestione e di produzione che Balsamo eroga quotidianamente. L'operatività dell'azienda è continua, quindi viene consolidata. Non è un ripartire sempre da zero, ma è un continuo miglioramento, quindi è un costante formarsi, un costante migliorare. È un'azienda particolarmente giovane, ma ha dentro di sé l'innovazione, ha dentro di sé la capacità di applicare la tecnologia in un settore dove magari molte volte si vede che si va avanti semplicemente per esperienza. E se tutto quello che crea valore per il cliente è unico, significa che siamo riusciti a creare la vera differenza tra noi e gli altri.